Mamma mia. Non ce la facevo più a nuotare sott'acqua in questo deep web. Oh. Mi mancava il fiato. Dai, ora che sono tornato in superficie, come promesso devo tornare un po' a fare il deficiente, perché sennò troppi argomenti seri e uno si rompe anche le palle. Dunque, eravamo arrivati ad Anonymous. Non sapevo a quale dei tanti spunti collegarmi, non sapevo quale fosse quello più interessante e quello più bello. Avevo tante strade da seguire e non sapevo dove andare, ero smarrito. E poi l'illuminazione. Finalmente ho capito quale strada prendere. Adesso. Sono veramente euforico. Scusate. Dicevo che Anonymous è un movimento nato sui social network. Allora, perché non parlare direttamente del social per eccellenza? Il social che tutti hanno, il social di cui tutti parlano, il social che tutti gli stalker adorano. Badoo. No, scherzo. Facebook. Facebook è. No, non me lo dico, non me lo dico. Mi rifiuto di dirlo, tanto lo sapete sicuramente. Se non lo sapeste, sarebbe anche strano vedervi girare su internet in generale. Sarebbe strano vedervi mangiare, dormire, ridere, esistere. Quindi no, non ve lo dico. Il nome Facebook prende spunto da un elenco con nome e fotografia degli studenti che alcune università statunitensi distribuiscono all'inizio dell'anno accademico per aiutare gli iscritti a socializzare tra di loro. Ormai lo sanno anche i muri. Facebook nasce grazie all'ingegno di Mark Zuckerberg, che a 19 anni mandò in rete un sito di nome FaceMash il 28 ottobre 2003, mentre frequentava il secondo anno dell'università di Harvard. Per terminare il progetto, Zuckerberg entrò abusivamente in aree protette della rete universitaria per copiare le foto dei documenti di riconoscimento degli studenti. Per questo venne accusato di aver violato la sicurezza, i copyright e la privacy individuale, rischiando potenzialmente l'espulsione, ma alla fine non subì alcun provvedimento. A febbraio 2004 Zuckerberg inizia a programmare il nuovo sito web, anche grazie all'aiuto di altri collaboratori. Il sito era raggiungibile all'indirizzo thefacebook.com. 6 giorni dopo, altri 3 studenti di Harvard accusarono Zuckerberg di averli truffati e gli fecero causa. Questo perché a quanto pare Zuckerberg gli aveva promesso di aiutarli a creare un servizio di rete sociale chiamato harvardconnection.com. Invece alla fine gli ha solo rubato l'idea per creare il suo famoso sito. Per la fine del mese di febbraio, più della metà della popolazione universitaria di Harvard era registrata al servizio e nel marzo 2004 Facebook si espanse alle università di Stanford, alla Columbia University e alle università di Yale. Ad aprile del 2004 il servizio si allargò al resto della Ivy League, all'MIT, alla Boston University e al Boston College. Col tempo venne permesso a tutte le persone con un indirizzo di posta elettronica con dominio universitario di iscriversi al social network. Dal 26 settembre 2006 chiunque abbia più di 13 anni può iscriversi. Anche chi ha meno di 13 anni si iscrive alla fine. Da quel momento la crescita è stata esponenziale. Il 24 agosto 2015 Facebook raggiunge la cifra record di 1 miliardo di utenti attivi contemporaneamente sulla piattaforma. Cosa interessante è che Facebook è stato sfruttato dai sociologi per fare studi e ricerche sulle attività sociali della gente. Per forza, che vuoi che facciano i sociologi? Quando gli utenti hanno una lista di 500 amici, le donne in media si tengono informate per mezzo di newsfeed e visite al profilo di 47 componenti della loro rete sociale. Gli uomini, d'altro canto, utilizzano questa tecnologia per mantenersi informati in media su 39 dei loro 500 amici su Facebook. Le donne utilizzano la comunicazione a senso unico, commenti alle foto, ai messaggi, con in media 26 dei loro amici. Gli uomini con 17. Per forza, tutti gli stalker che hanno le donne. L'uso della tecnologia reciproca, chat e scambio di messaggi tramite email, è ancora più ridotto. Rispetto ai 500 amici, le donne si intrattengono tramite questo tipo di comunicazione con 16 amici, gli uomini con 10. C'è da dire che la parola amici su Facebook è molto ambigua e diversa da quella scritta sul dizionario. Infatti, quelli che nel linguaggio di Facebook vengono considerati come amici sono più semplicemente persone che uno ha incontrato a un certo punto della sua vita. Nel 2013 un esperimento sulle emozioni degli utenti ha cercato di capire se le persone sono portate a farsi influenzare dai post dei loro amici. Perciò ad alcuni utenti nel newsfeed sono stati mostrati solo post positivi, con parole come amore, bello, dolce. Ad altri utenti invece apparivano solo post negativi, con parole come antipatico, dolore, brutto. E se uno scriveva amore, sei proprio dolce come un dito al culo, era considerato un post felice. Successivamente sono stati analizzati i post che queste persone pubblicavano per valutarne il sentimento. I risultati hanno dimostrato che le emozioni si possono trasmettere per un fenomeno di contagio, inducendo altre persone a provare le stesse emozioni senza che ne siano coscienti. Quindi le emozioni sono contagiose anche su Facebook. Se avete amici sempre depressi, metteteli da parte, lasciateli da soli. A parte tutte queste cose molto interessanti, Facebook offre anche una marea di minchiate e di mode del momento. In questo periodo sicuramente c'è la moda delle live. Tutti fanno dirette, partite di calcio, film in streaming, live di YouTubers. Ho visto anche una diretta di questo cane che abbaia in remix.
L'ho cercato un po' in rete e ho scoperto che è conosciuto come Gabe the Dog. Ci sono un sacco di video che remixano l'abbaio del cane e lo prendono in giro in mille modi. Ho pensato una cosa strana. Si parla tanto del cyberbullismo, ragazzi che si deprimono e arrivano ad ammazzarsi perché bullizzati in rete, youtuber che si lamentano per cazzate, denunce per diffamazione e quant'altro. Allora, non è che voglio polemizzare, ma si può dire che in questo caso anche il cane è come se fosse cyberbullizzato. Eppure se ne frega, continua a farsi i fatti suoi e ad abbaiare al suo padrone. Forse è questo l'atteggiamento da tenere. Lo stesso del cagnolino. Fregarsene e non farsi sconfiggere. Ok, forse è l'esempio sbagliato per spiegare la mia opinione, ma ormai ho registrato, quindi beccatevelo così. Comunque sto Facebook tutti lo vediamo come un sito web, un'app, un sistema che ci consente di condividere pensieri, momenti, foto, canzoni con le persone che vogliamo. Possiamo collegarci in qualsiasi momento, di giorno, di notte, ed è sempre lì, disponibile e funzionante, più o meno. Vi siete mai chiesti come fanno Facebook, Google, Twitter, Instagram e tutti gli altri a funzionare sempre ad essere pronti in ogni momento per noi utenti? Ogni volta che apriamo l'app del nostro social preferito, un messaggio viaggia dal nostro smartphone ad internet e giunge alla casa del signor Facebook, il data center. Il centro elaborazione dati, in inglese data center, è l'unità organizzativa che coordina e mantiene le apparecchiature e i servizi di gestione dei dati per conto di una o più aziende. E detta così, non si capisce una mazza. Provo a essere più preciso. Un data center è una struttura che permette di centralizzare le operazioni e in cui è possibile archiviare, gestire e disseminare i dati di un'azienda. Neanche così si capisce? Aspetta. Allora, per farla semplice, un data center è composto da questi elementi. La struttura. Questa è la sede fisica in cui vengono raggruppate tutte le apparecchiature. Se un data center consente di accedere alle informazioni senza interruzioni, la struttura diventa tra le più dispendiose al mondo in termini di consumo energetico. Si fa sempre molta attenzione quando si progetta un data center, perché in questo va ottimizzato lo spazio utilizzabile per le apparecchiature e il controllo ambientale per garantire che queste rimangano a una certa temperatura per evitare che si rovinino. Cosa importante, quindi, sono ovviamente le apparecchiature. Quelle cose che effettivamente sono impiegate per le attività e l'archiviazione dei dati dell'azienda. Esempi di apparecchiature che possono essere presenti in un data center sono i server, hardware di archiviazione, hard disk, cavi e scaffali. Poi c'è l'infrastruttura di supporto. Sono tutte le apparecchiature che permettono di garantire in modo sicuro i più elevati livelli di disponibilità delle informazioni. E questi possono essere gruppi di continuità, che non sono altro che gruppi di batterie, generatori e fonti di alimentazione ridondanti. Significa che agiscono nel caso in cui una delle fonti di energia dovesse venire a mancare. Poi ci sono i sistemi di controllo ambientale, che sono sistemi di riscaldamento, di ventilazione e di scarico, utili ovviamente per mantenere temperature consone. Come sapete, i computer non fa tanto bene riscaldarsi. E poi ci sono i sistemi di sicurezza fisici, che possono essere ad esempio sistemi di videosorveglianza, perché questo data center è un luogo fisico che esiste davvero, pieno di dati importanti, quindi va sorvegliato così come andrebbe sorvegliata per esempio una banca. E poi, altra cosa importante, è il personale operativo, la gente che lavora, che è il personale, quindi la gente che si occupa in modo continuo del monitoraggio delle operazioni e della manutenzione delle apparecchiature. Purtroppo, in alcuni casi, questi data center sono strutture che operano utilizzando una quantità di energia elettrica paragonabile a quella di una città di piccole dimensioni e quindi possono essere fonte di inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni diesel. Quelli di Facebook si sono mossi in questo senso, aprendo un data center ecosostenibile. Il centro dati di Luleå, nella Lapponia svedese, è stato inaugurato da Facebook a metà giugno ed è uno dei più grandi data center d'Europa. La piccola città dove ha sede si trova a 100 km a sud del circolo polare artico, lungo le coste settentrionali. La temperatura media annuale nella zona è di 2 gradi centigradi e l'aria fredda è il migliore alleato per tenere al fresco i server del centro dati senza dover utilizzare sistemi di condizionamento, quindi viene rimossa una buona parte di consumo energetico. Nella zona inoltre, grazie a un sistema di dighe, viene prodotta energia idroelettrica che Facebook utilizza per alimentare il suo centro dati, riducendo ulteriormente il suo impatto ambientale. Comunque Facebook non è l'unico a possedere data center in giro per il mondo. Tutto questo consumo di energia porta ad un inevitabile incremento di una cosa seria, brutta e cattiva: l'inquinamento.